Al G7 dei ministri dell'interno a Londra, scontro tra Regno Unito e Francia sui migranti che attraversano la Manica. La ministra Lamorgese, tutelare i più deboli e contrasto ai trafficanti di uomini. Il corrispondente Marco Varvello. Serve una strategia concordata e condivisa, da una parte per tutelare le persone vulnerabili, dall'altra per contrastare i trafficanti senza scrupoli. Equilibrio difficile di fronte all'immigrazione clandestina, nessuno insomma la bacchetta magica, i paesi di approdo sono quelli più esposti, l'Italia può offrire la propria esperienza. Lo ha spiegato la ministra degli interni Lamorgese ai colleghi del gruppo G7 nel vertice dei responsabili degli affari interni che si tiene a Londra. Proprio in queste settimane il governo inglese deve fare i conti con una impennata di arrivi illegali sulla Manica, anche 700-800 al giorno, circa 13.000 ufficialmente clandestini sbarcati da inizio anno. Cifre a cui le autorità britanniche non sono abituate, tanto da aver autorizzato respingimenti verso il continente. Politica che Parigi giudica ricattatoria ma soprattutto irrealistica. Molte le domande dunque alla ministra italiana da parte della collega inglese Priti Patel su mezzi e strategie per contrastare gli arrivi. Lamorgese ha incontrato anche la commissaria europea Ylva Johansson per discutere come sollecitare un maggiore impegno della Tunisia per fermare le partenze sul Mediterraneo.